un po' più in là, Ciocco, un po' più in là, più avanti, no, un po' più avanti, perfetto, lì, perfetto. Bravissimo, sublime, fantastico, il palco è pronto, Ciocco, è pronto e la mia sfilata Industrial Nature è praticamente finita. E la balena è lì, la balena sarà una sorpresa per tutti, Ciocco. Sono contentissima, Ciocco. Ma chi l'avrebbe mai detto che tra i miei terreni ci sarebbe stato il posto perfetto per lanciare il mio messaggio ecologico al mondo, Ciocco. E poi chi l'avrebbe mai detto che avrei trovato un assistente carino ed efficace e perfetto come te, Ciocco. Ma non era una battuta, è davvero, Ciocco, davvero. Comunque, Ciocco, ti dicevo che abbiamo un problemino qua, perché ci sono una serie di alberelli che vanno tagliati perché deve arrivare un altro camion della spazzatura scenografica e deve passare proprio di qua, Ciocco, cioè. Quindi pensaci tu, mi raccomando. Per terra. Grugna! Cosa c'è, Sam? Vai a dare fastidio a Fruscia. Già fatto! Oh. Quinto, vuole vedervi! Quinto? Ma tu lo sai perché l'albero saggio voglia vederci? Non saprei! Forse hai fatto un po' il briccone! Fangamarcia! Salute, quinto grande albero saggio. Ciao, Fruscia. Alla buon'ora. Ero impegnato... A ronfare, immagino. Ora basta, ragazzi. Non vi ho convocati perché litighiate. Siamo in piena emergenza. Il gigante Bocca Storta ha lanciato un allarme. Il suo corpo, che da sottoterra regge l'intero Bosco delle Meraviglie, percepisce ogni modifica del bosco e ha scoperto che qualcuno sta cercando di tagliare uno dei nostri alberi. Chi osa fare questo? È un'umana! Un'esterna al bosco, pare aiutata da Ciocco. Oh, quel buono a nulla! Avrei voluto accorgermene personalmente e cacciare a calci quell'umana maledetta che osa toccare i nostri amati alberi. E sarebbe stato così se avessi svolto il tuo compito di druido custode come si deve. Beh, forse effettivamente nell'ultimo paio di giorni non ho svolto il mio compito di ronda nel migliore dei modi. Un paio di giorni? Questa umana, Miss Smocket, sta scaricando rifiuti nel bosco da più di un mese! Ai ai ai, qualcuno qui si merita una bella ramanzina! Ne ho anche per te, Fruscia! Il tuo compito da foglia danzante era quello di fare la danza magica che protegge il bosco dagli estranei! Se Miss Smocket è riuscita ad entrare nel bosco è perché non fai più la danza da parecchio tempo. Ai 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 ai, qui oggi c'è qualcuno che si merita una bella ramanzina. Basta pesticciare! In assenza di Crosta e Viola vi è stato dato il compito di custodire il bosco. Io e Bocca Storta abbiamo visto grandi capacità in voi, ma la fiducia che vi abbiamo data è stata totalmente disattesa. Da questo momento non siete più custodi del bosco. Ah!
Cosa? Vi verrà restituito il titolo di custodi solo se vi dimostrerete capaci di fermare la minaccia di Miss Smocket. Ma come possiamo fare? Certo, noi abbiamo la magia del Bosco delle Meraviglie, ma quegli umani hanno le ruspe, le trivelle, gli smartphone. Ma cosa c'entrano gli smartphone? Non lo so, ma mi fanno paura. Vi aiuteranno degli umani, allora. I giovani umani hanno sempre aiutato il Bosco delle Meraviglie quando ce n'è stato bisogno. Potrete comunicare a distanza con loro. Ma come esattamente? Così! Wow, ma che magia è questa? Ciao ragazzi, io sono Grugno. E io sono Fruscia. Forza, il tempo stringe. Dovete fermare Miss Smocket e impedirle di far arrivare il suo camion nel bosco. Quinto, tu hai qualche idea? Il bosco oggi è cambiato. E come mai è stato? La pala dovrà imbracciare e nuove cose imparare. Allora, con la tua vista magica da druido vedi qualcosa? Diciamo che se Ciocco continua di questo passo, ci metterà una settimana ad abbattere l'albero. Però dobbiamo trovare una soluzione. Cosa possiamo fare? Non possiamo manifestarci di persona, perché altrimenti metteremo in pericolo il bosco. Con i miei poteri di foglia magica danzante io posso far crescere molto velocemente gli alberi, ma l'unico albero che blocca il sentiero è già cresciuto e lui sta cercando di abbatterlo. Fanga marcia, se ci fossero dei germogli qui intorno potremmo farne crescere, ma non ne vedo lungo la strada. Che cos'è che diceva Quinto? Parlava di cambiamento, di imparare. Diceva, il bosco oggi è cambiato. E come mai è stato? La pala dovrai imbracciare e nuove cose imparare. Dovresti stare più attento. Sì, sì, ok, ma cosa significa? I germogli, dovremmo piantarli noi sul sentiero. Piantarli? Ma noi non abbiamo mai piantato un albero. È il bosco che decide come e quando farli nascere e farli vivere. Sì, ma adesso tutto è cambiato, il bosco è cambiato e la pala è anche nell'indovinello di Quinto. Beh, mi sembra un'idea faticosa, ma fuori dalle convenzioni. Dovremmo provare, sai. Ragazzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto per salvare il bosco. Trovate tutti i germogli che potete e poi Grugno li pianterà. Ehi, perché io la parte faticosa? Perché io, con i miei poteri di foglia magica danzante, poi li farò crescere molto velocemente. Ragazzi, contiamo su di voi per salvare il bosco. Super Terra! Si fa!